Storie italiane. Il coraggioso Dave. Molto tempo fa, in una foresta, arrivò una vecchia strega. Era stanca perché aveva viaggiato per il mondo in cerca di un ladro, il cattivo, che le aveva rubato i tesori. Ho aspettato molto per mettere le mani sui tuoi tesori. Ora che sei vecchia e debole, finalmente sono miei. Se vuoi i tuoi tesori indietro, vecchia strega, vieni a prenderli oltre il grande fiume. Cattivo! Non sai niente del mio potere. Ti troverò, ti combatterò e riprenderò tutti i miei tesori. Ora che sapeva dove abitava il cattivo, si stabilì vicino al grande fiume. Ma la strega era vecchia e, sebbene avesse la magia, non aveva la forza di combattere il demone. Aveva bisogno di aiuto. Appena fuori dalla foresta c'era un piccolo villaggio. La strega pensò ad un piano per ottenere aiuto. Forza! Più veloce, lentone! Non importa quanto ci proviamo, non riusciamo a raggiungerti! Vieni, vieni, vieni da me, bambino! Hai del lavoro da fare! Mentre cercava di prendere la palla, Dave cadde a terra e si svegliò nella capanna della strega. Ah, chi sei? Sei una strega? Sì, sono una strega. Sono troppo brutta e spaventosa per te? Solo perché sono diversa? Sapevo che nessun essere umano avrebbe aiutato questa vecchia e brutta, quindi ti ho portato qui con l'inganno. Ma vai! Ho ancora la mia magia, ce la farò! Mi spiace, non volevo offenderti. Tutti voi umani siete così. Pensate che tutte le streghe siano cattive, come se non ci fossero mai stati umani cattivi. Va via! Mi dispiace. Per favore, dimmi, zietta, come posso aiutarti? Sei sicuro? Sì, ho una sola richiesta. I miei genitori devono essere un po' preoccupati. Puoi per favore usare un po' di magia così che non si preoccupino per me? Dopodiché farò qualunque cosa mi chiederai. Ottimo! Farò un incantesimo sul tuo villaggio affinché tutto si fermi fino a quando non avrai finito con il compito che ti darò. Grazie! Devi avere fame, ragazzo. Ecco, prendi questo. È delizioso. Che cos'è? Speciale cibo da strega. Te ne darò di più. Mangia quanto vuoi. Dave mangiò fino a quando non fu pieno. E poi la strega gli disse qual era il suo compito. Cattivo che vive oltre il grande fiume ha rubato i miei preziosi tesori. Sono troppo vecchia per combatterlo. Voglio che tu li recuperi per me. Ma non ho nessuna magia o forza, sono solo un ragazzo. Chiederò agli spiriti buoni di darti forza e saggezza. Ma per questo devi compiacerli. Come posso piacere loro, zia strega? Devi digiunare finché non saranno venuti tutti gli spiriti buoni e ti avranno dato le loro benedizioni. Sdraiati lì vicino al fuoco in modo da non prendere freddo. Chiederò a tutte le creature della foresta di venire a farti compagnia mentre digiuni. Come dici tu, zietta, ti aiuterò.
Così Dave si stese accanto al fuoco e tutte le creature della foresta si alternarono per tenergli compagnia. In questo modo trascorsero 20 giorni. Una notte, mentre Dave dormiva, udì dei lievi mormorii mentre gli spiriti si radunavano attorno a lui. La mattina dopo, la strega venne da lui con una ciotola di cibo. «Hai digiunato per 20 giorni! Sei un ragazzo forte! Devi essere così affamato! Ecco, prendi questo!» «Grazie!» «Tutti gli spiriti buoni sono venuti e ti hanno benedetto con doni?» «Oh no! Alcuni spiriti sono venuti, ma altri non si sono avvicinati. Hanno detto che non ho digiunato abbastanza a lungo.» «Allora, devi digiunare ancora. Lo farai, figliolo?» «Ti ho promesso che ti aiuterò, quindi certamente lo farò.» E il giovane ragazzo si sdraiò di nuovo accanto al fuoco. E tutte le creature della foresta andarono da lui per fargli compagnia. In questo modo passarono altri 10 giorni. E una notte tornarono gli spiriti buoni. Il mattino seguente la strega portò da mangiare a Dave e gli chiese di nuovo: «Tutti gli spiriti buoni sono venuti da te e ti hanno benedetto con doni?» «Oh no, alcuni spiriti sono venuti, ma altri non si sono avvicinati. Hanno detto che non ho digiunato abbastanza a lungo.» «Allora devi digiunare ancora? Lo farai, figliolo?» «Ti ho promesso che ti aiuterò, quindi certamente lo farò.» Ma questa volta, quando Dave si sdraiò, gli spiriti tornarono. «Siamo lieti del tuo senso del dovere. Ti daremo tutti i nostri doni. Ora sei forte, saggio e sarai in grado di diventare più grande o più piccolo quando lo vorrai.» Dave e la strega erano contenti. Ringraziarono gli spiriti. Ora era giunto il momento per Dave di riprendere i tesori della strega dal cattivo. «Il cattivo ha preso tutto il mio oro e ha preso il mio ponte magico. Un ponte che avevo creato usando tutti i miei poteri magici. Un ponte che può farti attraversare un torrente o diventare abbastanza grande da farti attraversare un oceano. Un ponte che può raggiungere il cielo o portarti giù sottoterra. Devi riportarlo a me.» «Gli spiriti mi hanno dato forza e intelligenza. Sono certo che sarò in grado di riportarlo indietro.» «Indossa queste e non aver paura. Se ti fidi di loro, ti faranno camminare sul grande fiume e sarai in grado di attraversarlo.» «Farò come dici tu.» Quindi Dave lasciò la casa della strega e si diresse verso il grande fiume. Il fiume scorreva forte, potente e spaventoso. Dave aveva paura di andare. Ma aveva fatto una promessa alla strega. Non poteva tornare indietro. Quindi si fece forza e provò ancora una volta ad entrare in acqua. Dave attraversò il fiume e raggiunse la casa del cattivo. Sbirciò dalla finestra. Vide che la stanza era piena di sacche d'oro e il ponte era in un angolo. Dalla finestra della cucina vide il cuoco preparare un pasto enorme per il cattivo. Dave pensò ad un piano. Diventò piccolo ed entrò in cucina attraverso la finestra e si nascose dietro un barattolo di peperoncino. È buonissimo! Oh,
Il maestro è qui. Così il coraggioso Dave prese il cattivo e tutta la sua casa con l'oro della strega e il ponte magico. E tornò a casa della strega. Ho riportato non solo il tuo tesoro, ma anche il cattivo. In questo modo potrai punirlo, tanto che non gli venga mai più in mente di rubare di nuovo a qualcuno. C'è solo una cosa da fare. Ora rimarrà qui per sempre e non potrà mai più ferire qualcuno di vecchio o debole. Quella fu la fine del cattivo. La strega era così grata a Dave. Grazie a te, ora posso tornare nel mio mondo. Coraggioso Dave, mi hai aiutata così tanto. Dimmi, cosa posso fare per te? Chiedimi qualsiasi cosa. Zietta, lasciami tornare a casa. Non voglio poteri, nessuna magia speciale. Noi umani non siamo in grado di sapere se stiamo ferendo qualcuno con essa. Gli spiriti ti hanno benedetto con la vera saggezza, Dave. Ottimo! Tornerai dove eri, ma poiché ti sei guadagnato i tuoi poteri, ritorneranno il giorno in cui ne avrai bisogno per aiutare veramente qualcuno. Siamo orgogliosi di te, coraggioso Dave. E così Dave tornò a casa sua. E la strega tornò alla sua, attraverso le stelle, con i suoi tesori e il suo prezioso ponte. Fine.